Noi da 8 mesi che stiamo cercando degli incontri perché noi abbiamo varie discipline nell'ambito della Sanità Service che ormai non sono più correlate fra di loro. Le sigle sindacali a tutela dei dipendenti di Sanità Service Foggia protestano da tempo. Tra i punti al centro delle divergenze la mancata premialità Covid, i rapporti diradati se non assenti con la dirigenza e soprattutto l'eventualità che possano essere esternalizzati alcuni servizi. Se dalla direzione su quest'ultimo punto arrivano le rassicurazioni, ovvero la conferma del ricorso a operatori esterni solo in casi sporadici ed eccezionali, tra i dipendenti cresce invece il malcontento che potrebbe portare a immediati sit-in di sciopero. Non dimentichiamo che noi abbiamo fatto dei concorsi e non dimentichiamo che noi siamo un'azienda che non è totalmente pubblica, è una unipersonale dell'ASL, ma nello stesso tempo ha un contratto AIO. Pensiamo, se noi diamo incarichi a chi che sia all'interno e cominciamo con procedure giudiziarie, molte di queste procedure giudiziarie possono scavalcare qualsiasi forma concorsuale, qualsiasi forma di legalità all'interno della Sanità Service. Sicuramente la premialità Covid è uno di quei punti necessari per dare ossigeno ai lavoratori, ma non tanto per la quantità economica, ma per il lavoro che hanno svolto in una situazione davvero di super emergenza, dove loro hanno messo la propria vita a rischio per salvare la nostra popolazione, e quindi un merito va dato. E c'è stata tanta distrazione dalla regione alla nostra Sanità Service.